che tutti sorte. Li vogliono, Fabio. Fabio. Ma vabbè, tutti lo vogliono e nessuno se lo prende. Tutti lo vogliono, ma nessuno se lo prende. Ma qualcuno prima o poi lo prenderà, prima o poi lo prenderà. Antonella, cara. Allora, caro Fabio, oggi, cosa cuciniamo oggi? Primavera, primo giorno di primavera. Perché mi hanno detto, dico, cosa fa Fabio oggi? Fa il trionfo di primavera. Trionfo di primavera. Guarda e cos'è qua, il trionfo di primavera? Facciamo, sì, una preparazione dove ci sono tre preparazioni in una. Quindi abbiamo la salsa d'accompagnamento, che adesso è fatto con carciofi, cipollotto, germogli di luppolo, i piselli freschi e del finocchietto selvatico. Okay. Iniziamo proprio da questa qua. E questa sarà la base della nostra preparazione. Poi faremo un tronchetto con la pasta choux, tipo un tronchetto, un foglio. Con la pasta choux all'interno di questa pasta andremo a mettere una crema di formaggi, visto insomma la primavera mi fa ricordare anche tanto i formaggi freschi, beh, la ricotta. Pascoli, sì, giustamente, esatto. No? Bello. Beh, Evelina, questa diciamo apparentemente come quantità di verdura, beh, dove c'è la verdura io sto bene. Poi bisogna vedere il formaggio. No, ma è un'ottima combinazione anche perché sappiamo che le fibre minerali delle verdure bene si accompagnano ai cibi un po' più grassi. Poi in primavera c'è la luce, quindi consumiamo cibi ricchi di calcio perché con la vitamina D lo fissiamo meglio. Quindi in questa formaggio stagione va bene. È una ricetta che va benissimo. Posso mangiare il formaggio allora? Ma certo, alla luce, poi cammini. Il piccolo da ricotta, adesso ti dice sì, puoi mangiare la ricottina, quella così. Ma basta la quantità, controllare sì, la quantità. Sempre. Hai ragione. E allora facciamo appassire il cipollotto. Ed è la prima verdura. Poi mettiamo i carciofi. Poi mettiamo i carciofi. Che contengono la cinarina, giusto? Certo. Che ci anche fa questa bene. Fa bene, vedi, cipollotti, carciofi. I carciofi li fino tagliamo. Fino a qui le veline contente. Sì, sì, sì. No, ma devo dire che anche i formaggi che hai scelto, cosa hai scelto? Una ricotta? La ricotta del formaggio grattugiato e poi ci sarà una piccola dose di panna, che essendo una crema, una sorta di mousse di formaggio, quindi bisogna mettere bisogno un goccino di panna poi con Lorenzo, bisogna accontentare anche Lorenzo, non è se che c'è no, Alfio mi sta dicendo che ha composto una nuova canzone, dice, proprio per celebrare la primavera, un suo inedito. Dai, che canzone è? Volare, oh, cantare. Beh, un inedito, oh, bello. Però c'è già. È già incisa, guarda. È già incisa. Incredibile. È già incisa. Cantare. Alfio. Magari, tesoro, l'avessi scritta tu questa canzone. Non stavi qua. Ah, perché no, invece? Ah, perché no, insomma, sì, forse sì. Questo prodotto, allora, come si dice, regione che vai, provincia che vai, il nome che luppolo si trova, sì, germoglietti di luppolo, chi lo chiama bruscanzoli, insomma, in maniera molto dialettale. Poi sono ricchi di fitoestrogeni, quindi in questa ricetta vanno benissimo. Va bene anche per proprio le donne in menopausa. Col calcio, la vitamina D, e ci stanno benissimo. Parliamo anche del, quando ci sono le donne in menopausa che ci stanno guardando, che tutti si vergognano a parlarne, invece bisogna parlarne, perché questo è un momento della vita che capita a tutti, esatto. L'alternativa è non esserci più, quindi io ne parlo sempre quando vi racconto anche le mie scalmane, è giusto parlarne, certo. Perché poi se no abbiamo paura a parlare di questo. Ad esempio questi fanno bene, no? Certo, per aiutano anche a moderare le vampate, eccetera. Poi per la ricchezza di fitoestrogeni possono avere anche delle controindicazioni, ovviamente. Certo. Nella devi andare a raccoglierli. Però quindi, devi andare a raccoglierli. Anche lì dalla quantità, non è che uno. Esatto. No? Ecco. Certo. Allora, bello, cipollotto, carciofi, luppolo, poi abbiamo i piselli freschi. Uno poteva mettere anche degli asparagi, sì, per dire, sì, in questa stagione. Tutto quello che piselli, insomma, freschi. Aggiungiamo un po' di acqua dove c'erano i carciofi e lasciamo cucinare. Questa sarà piano la base piano del nostro, la nostra preparazione. Sale e pepe l'abbiamo già messo. E chiudiamo. Facciamo cucinare a fuoco basso, coperto. E questa è la prima preparazione. Adesso ci andiamo a preparare la pasta choux. Ok. Molto semplice, con qui dentro ho già messo l'acqua e il burro, poi abbiamo della farina, il sale che andremo a mettere qui, eccolo, facciamo sciogliere il sale nell'acqua e aggiungiamo la farina tutto in un colpo. Di colpo, sì, perché così si fa la pasta choux. Esatto, perché avviene la prima cottura avviene qui in pentola, intanto che arriva in ebollizione l'acqua ci prepariamo la base della nostra crema e abbiamo della panna. Perfetto. Ecco qua. La panna liquida che ci servirà, questa panna calda, per sciogliere la nostra gelatina. Questa è la gelatina, la colla di pesce che l'ho messa in acqua, l'abbiamo fatta
idratare. Ah, vedi, guarda. Sì, questa anziché essere quella in foglia, era in polvere, ma è la stessa cosa. L'aggiungiamo nell'acqua e si fa idratare. La mettiamo qua. Qui è arrivata a ebollizione la nostra acqua. Mettiamo tutta la farina di colpo per la pasta choux. E facciamo incorporare la farina. Quindi la prima cottura, la pasta choux, è uno di quegli impasti che subisce doppia cottura, perché questa arriva sul fuoco, quindi la farina viene pregelatinizzata. Quando assorbe tutto e si stacca esattamente dalla casseruola, in maniera perfetta, lo vedi, è pronta. Proprio si stacca, ma sfrigola anche, vero? Sì, si potrebbe anche prendere la casseruola e far camminare l'impasto, vedi che non lascia tracce, ed è pronto. Questo è il polentino, chiamato anche... A questo polentino dobbiamo aggiungere le uova, che è il momento, diciamo, importante. Sei tu forte, le hai già però sbattute. Le ho sbattute, tutte, sì, no? Tutte così almeno... Per una questione di comodità. È giusto. Mettiamo qui. E poi perché le devi, nella pasta choux, questo l'abbiamo imparato, le devi mettere poco per volta. Brava. Quindi se ne apri una è più faticosa, invece tu le metti tutte lì, quelle mettiamo che servono. Facciamo perdere leggermente temperatura, esatto. L'ideale sarebbe intorno ai 60-65 gradi. Quindi facendo andare la foglia intanto si raffredda. E aggiungiamo le uova. La pasta choux, come tutte le ricette, è pesata. Però proprio la pasta choux, il quantitativo di uova potrebbe oscillare, quindi io ho dato un quantitativo che sono 240 grammi, ma potrebbero essere 225, 240, 250. Ce ne accorgiamo perché alzando col cucchiaio la pasta scende e deve fare un nastro, un triangolo. Si assorbe e versiamo la pasta choux. Nel frattempo questo me lo sposto un attimo. La panna sta scaldando. Esatto. Le uova intere, ovviamente. A volte mi chiedono, ma 240 grammi, rompono le uova? Dice, ma sono 260, cosa tolgo? Albumo o tuorlo? No, togliamo l'uovo, quindi si sbattono le uova e si tolgono i grammi in eccesso dell'uovo totale, non albume o tuorlo. A noi serve l'uovo intero, quindi... È importante questa cosa, Ha detto una cosa molto, molto interessante. E con l'altro uovo che non lo buttiamo via, facciamo una frittatina. Lo vedo con i ragazzi a scuola a volte, no? Dico, è vero. Hai detto, cosa togli? Fa, tolgo un po' di albume. E tu, Francesco, e un po' di tuorlo, non ho capito. No. Dobbiamo togliere... Esatto. Bisogna toglierlo assieme l'uovo. Esatto. Detto questo, il rapporto da tuorlo e albume non è mai preciso al grammo in ogni uovo, quindi a volte succede che magari le uova con tuorli molto grandi possano avere meno albume e viceversa. È il motivo per cui Fabio dice a volte possono volercene di meno, a volte possono volercene di più. Non è tanto riferito al volume, ma proprio alla proporzione tra grassi e proteine dell'uovo, quindi tra il tuorlo e l'albume. È giusto. Qui abbiamo la panna capito. È arrivata. Vedi, facciamo anche un po' di tecnicismi, perché la cucina è anche tecnica, È non è soltanto fantasia. Io dico sempre un po' come i fondamentali quando uno gioca a basket o a pallone, fa uno sport. Prima deve sapere i fondamentali, poi dopo il talento al fantasista viene in un secondo momento, ma all'inizio deve sapere le regole, non è che può far così. Allora, la nostra pasta è pronta, vedi che in realtà l'uovo non l'ho aggiunto tutto. Vedi, perché non era in eccesso. Non era necessario. Sac à poche e andiamo a fare il nostro foglio di pasta choux. Di solito la pasta choux si utilizza per fare il vignè, insomma l'éclair. Invece questa volta l'andremo a stendere sottile. Ecco, l'éclair non abbiamo mai fatto. Guardo Chloé perché l'éclair è una roba quella al cioccolato. Buonissimi. Possiamo fare anche al pistacchio, sono buonissimi. L'éclair. Ma in mosso un ricordo. Ma in mosso un ricordo. L'éclair sono una roba, sono questi, diciamo, bignè allungati. Bignè allungati. Che non sono facili da fare. Non sono facili? Davvero, io pensavo di sì, ho detto pasta bignè. No, perché sennò vengono tutti storti. Però sono molto facili da mangiare. Sì. Ecco, questo sì. Allora, spingiamo l'impasto un po' sul fondo. E andiamo. Tagliamo. E ci andiamo a divertire in questo modo. Facciamo prima il perimetro. Ma che roba? Così. Però di un campo da calcio, vedi prima. Sì, poi facciamo... Le diagonali. Questo ci serve semplicemente per distribuire in maniera uniforme il nostro impasto. Ma vedi che idea? Ed è perfetto. Ecco qua. Poi ci aiutiamo con una spatola. Vedi, così viene perfetto. Ruotiamo la carta. Ora la pasta bignè è
è un impasto neutro, perché noi, a secondo di come lo facciamo, può diventare dolce salato. O salato. Esattamente. Siamo qua. Andiamo a mettere un po' di semi misti in questo modo e andiamo a cucinare in forno come se fosse una pasta bignè. Quanto tempo deve stare in forno? Ci vorranno circa 12-14 minuti. Okay, grazie Antonello. 12-14 minuti a 180 gradi. A 180 gradi. E andiamo. E questa è la base? Sì. Ma che meraviglia. Io sono curiosa, non ho ancora capito dove va a parare, ma sono molto molto interessata. Questo è il nostro, la nostra bignè. Vedi? Poi, crema di formaggio, molto veloce, mettiamo... Mischiamo al formaggio grattugiato, al parmigiano, grana, che dir si voglia. In questo modo, schiacciamo bene tutto. Ci sta. Sì, lì adesso dobbiamo stenderla... Questa crema la andiamo a stendere all'interno, quindi mettiamo la panna liquida dove abbiamo sciolto la gelatina. Ah. Alfio, c'è una ciotola in frigorifero con della panna montata, semi montata in realtà. Perché giustamente tu dici, non era abbastanza. No, perché questa ci serve per sciogliere la gelatina e rendere... Certo. Questa è solo per sciogliere la gelatina. È tecnico, quello è tecnico, è un coadiuvante, diciamo, non è un ingrediente. Facciamo in questo modo. Mettiamo tutta la crema qui dentro. Quindi la ricotta, la panna calda, sì, eccetera. E la panna semimontata. Semimontata. Beh. Ok. In questo modo. Andiamo ad aggiungere i piselli sbollentati. Giusto. Della menta. Beh, sono affascinata da questa preparazione, che non si capisce se è dolce o salata, no? Sì, ovviamente è una preparazione salata. Salata, però. Poi ci prepariamo foglio di carta da forno che è qui. Andiamo a mettere questa crema, ovviamente dovrà riposare un attimino prima di stenderla, però vi faccio vedere quello che è l'idea, di andarla a stendere tutta su in maniera abbondante sul nostro rotolo. Facciamo così. E poi di arrotolarla. E poi la arrotoliamo. Diventa un rotolo meraviglioso, primavera, vedi? Lo andremo a avvolgere con la pellicola, mettere in frigorifero. Io ce l'ho già. E quindi deve stare in frigorifero? Sì, perché c'è la gelatina all'interno e deve semplicemente rassodare. E poi è pronto. Uno, siamo pronti per impiattare. Qua abbiamo la base. Opla. Scartolo pure, grazie Antonella. Abbiamo dei carciofi, piselli. Vedi, bravissimo, che meraviglia. Spostiamo leggermente qua. Scusami, sì, no, io l'avevo messo lì perché... Ci mettiamo la base, vedi, così, la base caldo della freddo, nostra caldo freddo. Un po' strudel con il gelato, invece noi abbiamo fatto un dolce caldo. Poi in questo naturalmente modo. L'ideale è tenetelo fuori dal frigo un po' prima, sì, temperatura ambiente, no? Mettiamo questo qua su. E facciamo un taglio. Sì. Un po' di crema che ci è avanzata, la mettiamo qua, e i nostri asparagi crudi. Beh, pronto. Ma guardate questo rotolo, trionfo di primavera, rotolo della felicità, salato del nostro Fabio Potenzano. Fabio, è meraviglioso, una bellissima idea. Corsi un po', germoglietti di piselle, siamo pronti. Però...